Allora, sono al Bar Caronte, ci tengo a specificarlo perché questa è un'iniziativa dei ragazzi del Bar Caronte. Ora, ragazzi, hanno già una quarantina d'anni per uno, però ci sono le loro giovani mogli che sono qui, questa scuola e la sorella, sono due della tribù del Caronte. E che cosa succede domani, Bianca? E niente, praticamente questa è un'iniziativa che parte appunto dai ragazzi del Bar Caronte di Monterchi, pensando come possiamo far divertire i nostri bambini, anche loro specialmente, e quindi nasce l'idea di fare questa slitta. Che già fate da qualche anno. Da qualche anno. Un paio d'anni. Sì, quest'anno sarà molto più carina perché, ve lo dico in anteprima, ci saranno delle renne vere che traineranno la slitta di Babbo Natale. Capito? Quindi bambini. Quindi dopo verranno cucinate queste renne. Sì. Al Bar Caronte. Bambini, se volete vedere il vero Babbo Natale con le renne, venite qui al Bar Caronte il 25. Domani, il giorno di Natale. Però nostro... partono dalle ville. Dalle ville, sì. Pensa, questa slitta, ma c'avete una macchina di scorta? No, è trainata dalle renne. Trainata veramente da sei renne. Sì, no, ma una macchina che sta attenta che non vi investano. Ora vedremo. Io con speriamo di no. Queste renne ne ho vista una veramente stupenda, si chiama Bacci, con la Y sì. Finale, la renna Bacci, e ha una forza smisurata, è vero? Sì. No, perché se non l'avessi detto dopo mi incontro. È il caporenna. Il rennone. È una cosa molto carina di Monterchi, vedete che ogni paese c'è chi ha il presepe vivente, loro hanno la slitta passante, quindi che partirà dalle ville e praticamente dalla chiesa, giusto? Sì, dalla chiesa di Ville alle 5:15. Un quarto alle 5 di pomeriggio, fino a Monterchi. Sì. Giusto? Sì. Dopodiché si fermerà qui al Bar Caronte. La tappa al Bar Caronte. Potete venire a fare le foto. Quindi bambini, se volete vedere il vero Babbo Natale, venite al Bar Caronte. Però se volete mangiare le renne dovete aspettare il tempo che vengano cucinate. Insomma, c'è una griglia. E ci sarà anche una bellissima sorpresa, ha detto Babbo Natale, che nevicherà. Quel giorno nevicherà. Pensa. E faremo a pallate. Io già le ho grosse per domani. Ciao. Quindi vi aspettiamo.